Le difficoltà sono naturalmente di natura logistica innanzitutto, nel senso che noi non abbiamo come comune uno spazio dedicato, abbiamo un'incompiuta, come dicevamo prima, a Paganica, che però è lungi dal vederne la fine, e quindi dobbiamo utilizzare spazi altri, sia di privati, così come vedo fare anche da altre iniziative, sia in occasione del Salone della Ricostruzione l'aeroporto, improvvisando, diciamo così, e quindi realizzando questi contenitori, all'interno di questi contenitori facendo realizzare queste iniziative. Noi ce la mettiamo tutta, ma è evidente che ci dobbiamo dare come prospettiva una stabilità, almeno dal punto di vista del contenitore. E la prospettiva, naturalmente, stante il fatto che alcune di queste iniziative, come non so, la Fiera del Cavallo o altre, hanno una loro destinazione che comunque rimarrà quella, diciamo così, originaria, nella fattispecie per esempio a Rischio o altre iniziative che vengono fatte a Paganica e così via dicendo, queste che io, senza voler togliere nulla a nessuno, considererei di punta per il tipo di richiamo, dovranno avere questa localizzazione che appunto è il polifunzionale di Paganica. In attesa, naturalmente, si avvarranno coloro i quali promuovono queste iniziative di spazi che sono di privati, che naturalmente poi dovranno far quadrare i conti. Noi però sosteniamo e patrociniamo tutte quelle iniziative che comunque non hanno finalità di lucro, diciamo così, che quindi si rivolgono alla nostra città sostenendo iniziative sociali, sostenendo iniziative culturali, insomma, ecco, siamo abbastanza stufi, diciamo così, di essere oggetto, diciamo così, di interessi più o meno nascosti o più o meno dichiarati. Partendo, come dicevo, dalle iniziative che già ci sono di tipo fieristico, ce n'è stata una negli anni passati molto interessante sull'editoria, poi ce n'è una proposta sull'elettronica e all'informatica, poi c'è questa sulla ricostruzione, anzi ce ne sono ben due sulla ricostruzione, poi ci sono queste tradizionali del cavallo di Paganica. Noi stenderemo un calendario coinvolgendo tutti e facendone un coordinamento in modo tale che si posizionino queste ed altre che dovessero venire nell'arco dell'anno, in maniera tale da essere utili complessivamente anche, diciamo così, a chi le deve ospitare, ma anche essere utile alla città dal punto di vista delle recettività e quindi del lavoro degli alberghi. Vogliamo rimanere fedeli allo slogan più di una fiera, e in questo senso abbiamo dato molta importanza a tre temi che condurranno i tre giorni. Il primo giorno è il tema della Smart City, oramai molto dibattuto all'Aquila. Il secondo giorno visioni urbane, quindi di carattere urbanistico, e l'ultimo giorno la promozione dell'associazione dei consorzi. Il filo conduttore è che vogliamo continuare a mettere insieme cittadini, istituzioni e imprese. Sarà un evento anche dal sapore internazionale, visto che ci saranno tre delegazioni estere? Sì, abbiamo la delegazione di Haiti annunciata già da tempo, la delegazione di Ulcini nel Montenegro, che è una città colpita dal terremoto che si sta ricostruendo attraverso un piano di ricostruzione, e dall'Università di Varna in Bulgaria avremo il preside della facoltà di architettura, sempre sui temi della ricostruzione. Le imprese sono le imprese locali, le maggiori imprese locali, professionisti impegnati nella ricostruzione dell'Aquila, e tante imprese e professionisti da fuori, e le istituzioni come regione, comune, provincia, l'associazione di categoria dell'artigianato e così via. Lo abbiamo fatto coordinandoci con Confartigianato dell'Emilia Romagna, che ringraziamo, siamo tuttora in contatto, e finita la fiera avvieremo delle iniziative in comune. Purtroppo loro sono alle prese con alcuni problemi abbastanza gravi, tra cui la mancata vigilanza degli immobili industriali colpiti dal terremoto, quindi ci sono molti imprenditori che devono dormire in macchina davanti ai cancelli delle loro aziende crollate perché non c'è vigilanza. Questo, unito al fatto che c'è già tanto sciacallaggio sui prodotti colpiti dal terremoto, il famoso parmigiano, tutte queste cose qui, ci ha spinto a cambiare il tipo di iniziativa e non lasciare fine a se stesso l'invito a venire qui a vendere, a fare promozione dei loro prodotti, ma ad avviare delle iniziative concrete che possano partire dal giorno dopo.